vuoto. Abbiamo appena iniziato, vedi di calmarti, ok? Lasciami lavorare. O'Brien, sì, ci sono. Sergente, che dici di una sosta fuori programma sulla via del ritorno? Vorrei controllare un paio di trappole. Doc, quanto manca a finire il lavoro? Sono dottore, ho detto 1000 volte. Chiedo scusa, tenente O'Brien. Per quanto dovremmo restare qui? O'Brien, nota operativa 2006. Lungo il tragitto verso la zona d'atterraggio ho notato un esteso sciame di insetti, probabilmente ditteri o esemplari di Tavanus atratus, in una radura distante dal nostro obiettivo. Non è chiaro cosa li abbia attirati, ma le dimensioni dello sciame suggeriscono la presenza di una carcassa fresca. Dovrebbe essere proprio... Cavolo, ma dov'è? Ah, ecco. Mettila così, povero bastardo, almeno non ti hanno fatto a pezzi i furiosi. Se fossi sopravvissuto, magari ti saresti trasformato e sarebbe stato peggio. Che cosa vuoi? Stai indietro! Voglio solo parlare. Nero, protocollo 2/7, è stabilito che... Se nel corso di operazioni in zona di quarantena si incontrano civili, civili, è proibito entrare in contatto. Davvero? A me questo sembra un po' entrare in contatto. Sì, lo è. E tu sei vivo? Sì, lo sono. Come? Come fai ad essere vivo? Cosa? Io non capisco. Ascolta, tu c'eri quella notte a Farewell. Le notte dopo, il al campo profughi, nero gli elicotteri erano in fiamme. Io... Erano tutti morti, massacrati, sparsi. Un pezzo qua, nero, un pezzo là. Ok, senti un po', barra... possiamo risolverla in modo civile o incivile. Quello civile, chiacchieriamo un po'. Rispondi a tutte le cazzo di domande. Poi puoi tornare a rotolarti nella merda di furioso o a fare quello che facevi. Se scegli incivile, ti strapperò quella bella tutina e vedremo come reagiranno i tuoi amici quando scopriranno che hai respirato dell'aria contaminata.
Che cosa scegli, O'Brien? Sì. Ok, ok. Ti ricordi sul tetto della vecchia distilleria? Ho messo una donna sull'elicottero, era ferita. Sì. Mi ricordo, un taglio, era molto profondo. Sono stato al campo profughi in cui hai detto di volerla portare. Erano tutti morti, quindi te lo richiedo, come sei sopravvissuto? Non eravamo lì. Ci hanno mandati a sud, in un altro campo. Come hai detto tu, quello di Belknap era invaso. Così ci hanno trasferiti a sud, dalle parti di Silver Lake. Qualche superstite? Ora intendi. Non lo so, io... Mi hanno trasferito alla ricerca. Lei è viva. Aspetta, io posso scoprirlo, controllerò. Hai una delle nostre radio. È così che... Non posso prometterti nulla, ma chiederò. Verrò con te, andiamo. Non puoi, ti prego, non capisci, ti spareranno, cazzo. Ma prima sparo io a te. Va bene, se vuoi uccidermi allora spara, ok? Ho fatto il mio dovere. Quella donna, tua moglie... Le ho somministrato ossigeno e la Flebon. L'ho tenuta in vita. Mi sono cacciato nei guai. Era in 7.000. Era spacciata. L'ho messa in una mesh. Io l'ho salvato la vita. O'Brien, rapporto. Devo andare. Ti prego, va via da qui. Tu lo riconosci. Non sai di cosa sono capace. Se non mi contatterai... Ci volessero anni, io ti troverò. E non mi limiterò a spezzare una cazzo di antenna. Mi spiace per tua moglie. Non sei l'unico ad aver perso qualcuno là. O'Brien è vivo. Com'è possibile che sia vivo? Hanno deviato verso sud. Dice di averle somministrato l'ossigeno e un intravenoso, insomma. L'ha salvata. Era in 7.000, non ce l'avrebbe mai fatta, ma lui l'ha affidata a un'unità mesh. L'ha salvata, così ha detto. Le ha salvato la vita. Forse ancora... Potrebbe... No. Ma se O'Brien è vivo, se è così... Forse. Dick, mi senti? Boozer, come andiamo? Qualche giorno fa ti avevo chiesto di quello stronzo della Nero, O'Brien. Ah, certo, Dick, ma è tutto molto confuso. Sì, ok, va bene. Cerca di dormire, amico. Ti aggiorno. Quando ce ne andiamo, Dick? Presto, Boozer. Molto presto. Ascolta. Non appena il tuo braccio sarà guarito, leveremo le tende. Sì, Dick. Va bene. O'Brien, sei in ascolto, O'Brien? È il pezzo di stronzo. Farei meglio a contattarmi, hai capito? So che ricevi questo canale. Ok, chiama, io verrò a cercarti. Mi hai sentito? Dai, avanti. O'Brien, fatti.